dalla stazione dei treni Monaco di Baviera, Hauptbahnhof di Monaco di Baviera, sicuramente, secondo me, una delle stazioni dei treni più brutte della Germania. Ma che è sta roba? Sembra un capannone riuscito male degli anni 60-70, costa scritta Grundig, brutta come pochi. Veramente, ragazzi, so che stanno costruendo una nuova stazione dei treni qui a Monaco di Baviera, però insomma questa vecchia è proprio brutta, cioè, nel senso, secondo me è uno scempio veramente. Oh, ci sono stazioni dei treni brutte in Germania, ma questa di Monaco di Baviera veramente le batte tutte. Per darvi prova che mi trovo veramente a Monaco di Baviera, tipo qualcuno che conosciamo che vuole dare sempre prove tangibili di dove si trova, di quando si trova, ecco qui la scritta München Hauptbahnhof. Dunque mi trovo veramente nella stazione dei treni di Monaco di Baviera. Documentiamo un po' di scempi made in Germany, eh? Direte voi, ma le stazioni dei treni solitamente non sono i posti più belli. E invece no, per esempio la Hauptbahnhof di Berlino è una stazione dei treni, secondo me, tra le più belle della Germania. E ripeto, stanno costruendo una nuova stazione qui a Monaco di Baviera, lo stanno facendo, e sicuramente sarà una Hauptbahnhof bellissima, super moderna. Però boh, nel frattempo io curerei un po' di più anche questa stazione vecchia, no? Che dite? Cioè, il tetto è proprio una cosa di una bruttezza inaudita, eh? Veramente, sembra il tetto di un capannone riuscito male degli anni 60, anni 70. Monaco di Baviera, potresti fare di meglio, no? Sicuramente farai di meglio grazie alla stazione nuova di zecca, chissà quando aprirà, non si sa. Intanto vi faccio vedere, anzi si sa, ma non lo so io. Vediamo un po' com'è la situazione pulizia sui binari della Hauptbahnhof di Monaco di Baviera. Direi i binari sono ultra puliti, anche qui tutto pulitino, no? C'è questa sigarettina qui, ma vabbè, poca roba, poca roba. Certo, anche il pavimento è proprio brutto. vabbè, vedremo come sarà la nuova stazione di Monaco di Baviera. Questa qui per ora fa veramente schifo, sicuramente una delle più brutte della Germania. E Monaco di Baviera però non è una delle città più brutte della Germania. Dunque, com'è che succede questa cosa? Chissà, sarà colpa forse dei poteri forti, o sarà colpa di Grundig qui? Chissà, ragazzi, cosa vi devo dire? Da Monaco di Baviera, München in tedesco, si chiama München, solo in italiano la chiamiamo Monaco di Baviera, nome veramente strano. Quando dico ai tedeschi come chiamiamo Monaco di Baviera, cioè Monaco di Baviera,
si mettono a ridere. Vabbè, dai, un'ultima ripresa qui della mia parte preferita della stazione di Monaco di Baviera, ovvero il tetto. Il tetto è di una artisticità unica. Ciao ragazzi.